Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi nuovamente della Shockbox di Formula 12. Ve ne avevo già parlato esattamente un anno fa con tre video. Nel primo vi avevo spiegato un po' cos'era, ve lo rispiegherò. Il secondo con gli aggiornamenti al terzo quarto giorno. E qua è, scusate, il terzo video, l'ultimo, quello relativo alla fine, quindi avevo tirato le somme e vi avevo detto cosa ne pensavo. Vi dico subito che l'altra volta avevo perso 4 kg nella media, c'è chi ne perde di meno, c'è chi ne perde di più, però più o meno 4 kg va bene. Perché ho deciso di prendere un'altra Shockbox? Soprattutto perché ho deciso di nuovo di prenderla con le cene comprese, mentre l'anno scorso avevo detto che se l'avessi dovuta riprendere l'avrei presa solo più con i pranzi e le merende, ma la cena l'avrei fatta con un pasto normale. Ve lo racconto. Intanto vi faccio vedere com'è l'interno, così iniziate a sbirciare. Praticamente io sto seguendo una dieta da sola. Mi sto basando su una dieta che mi aveva dato un dietologo un paio di anni fa. Però non sono più andata dal dietologo, ho fatto i controlli col medico, quindi va tutto bene, non ci sono problemi. Da ottobre sto facendo questa dieta, ho già perso 20 kg, 21. Però negli ultimi mesi diciamo che mi ero un po', avevo un po' perso la motivazione, nel senso che i primi mesi non sono praticamente quasi mai uscita, non ho avuto vita sociale, perché comunque tutte le volte che si esce, la maggior parte delle volte si va a mangiare. Io potevo mangiare solo certe cose, quindi trovavo difficoltà andare al ristorante e mangiare le cose che mi erano consentite. Quindi tante volte, la maggior parte delle volte evitavo, quindi cercavo comunque delle uscite, non mangerecce, ed è difficilissimo perché alla fine o si va a prendere un caffè, oppure si va a fare l'aperitivo, oppure ma sì, fermateci da noi, prendiamo una pizza, insomma, le cose sono sempre quelle. Arrivate le vacanze di Natale, ovviamente feste, eccetera, eccetera, ho mollato un po', poi ho iniziato di nuovo a uscire con gli amici, colleghi, insomma, a fare un po' quello che facevo prima. E quindi si sono riaffacciate di nuovo le cene, gli aperitivi, le colazioni, insomma. E la dieta l'ho accantonata un po'. Non che non la facessi, la facevo, però quando avevo questi momenti di riunione, ovviamente mangiavo. E quindi non ho preso chili, ma non li ho più persi. E la cosa iniziava un po' a seccarmi perché comunque sia non mangiavo le cose che volevo, però non dimagrivo più, quindi facevo sacrifici ma non dimagrivo più. Era una sorta di mantenimento, ma in realtà di chili devo ancora perdere tanti. E poi ho iniziato a lasciarmi un po' andare, nel senso, ma sì, oggi mangiamo una pizza, ma sì, oggi magari ho voglia di patatine fritte, ma sì, ma facciamo il pollo fritto, insomma. Ho iniziato a mangiare le cose che mi piace mangiare. Avevo difficoltà perché magari tornavo a casa il pomeriggio, avevo fame e quindi magari mangiavo per merenda delle cose che non avrei dovuto mangiare e quindi poi risultava magari che facevo 2 volte la cena, quindi poi a cena non ero più motivata a tenermi perché tanto ho già sgarrato nel pomeriggio, ormai chi se ne frega, insomma, un circolo vizioso. Allora avevo proprio bisogno di avere qualcosa che mi dicesse cosa mangiare. Apro la scatola, questo devo mangiare, questo posso mangiare, basta. Ho tutto quello che mi serve, ho la colazione, il pranzo, la merenda e la cena. Qua, questo è quello che devo mangiare e basta. Non ho problemi a farlo. Ho problemi se non riesco a trovare cosa mangiare perché mangio qualsiasi cosa, quindi va bene così. Oltre a queste, ho preso anche le merende per il mattino, perché prima di fare la dieta con la box, avevo visto che avevo difficoltà ad arrivare al pranzo tante volte, quindi ho scelto di prendere anche le merende aggiuntive, che poi vi farò vedere.
E ho iniziato perché se no avevo paura di non riuscire più a incamminarmi verso la strada giusta e quindi di riprendere di nuovo i chili che avevo perso. Dato che comunque sia ho fatto un buon percorso, non mi va di buttarlo via, anche perché ho visto i video precedenti dove vi parlavo della box di un anno fa e lì c'era scritto, perché avevo indicato quanto pesavo, c'era scritto 109. Io quando ho iniziato la dieta a ottobre ero 125. Quindi vuol dire che in un anno ho preso 15 kg e sono tanti. Io non me ne ero resa conto, pensavo di più o meno di pesare la stessa cosa dell'anno scorso. Invece, vedendo questi video, ho detto: caspita, no, no, assolutamente. Anche perché non mi ricordavo di aver già fatto la box l'anno scorso, pensavo di averla fatta 2 anni fa. Figuratevi. Quindi, io in un anno ho preso 15 kg. Fantastico, adesso ne ho persi 21, oggi sono 22,9 perché ho già iniziato la box, quindi ho già perso qualcosina, non avrei dovuto pesarmi, però sono curiosa, anche l'altra volta che l'ho fatta mi pesavo tutti i giorni, mi ero ripromessa di non farlo, ma ho iniziato 3 giorni fa, no, 4, oggi è il quarto giorno e mi sono pesata 3 giorni su 4. Quindi non sto mantenendo la parola su quello che ho detto, però va bene. Come mi sto trovando? Mi sto trovando bene. Questo è un piano alimentare chetogenico, quindi bisogna mangiare solo queste cose più le verdure concesse e nient'altro, perché sennò il corpo non va in chetosi e il senso è farlo andare in chetosi in modo che bruci i grassi. I primi 3 giorni dicono che sono quelli più ostici perché il corpo si sta abituando a non avere zuccheri e quindi a cibarsi dei grassi. Poi seguirà una parte di perdita di peso, una parte di stallo e poi l'ultima parte è quella di shock sul metabolismo. In cosa differisce questa box da quella dell'anno scorso? Questa è di 12 giorni, quella dell'anno scorso era di 14 giorni. All'interno di queste scatole, nei primi 4 giorni, quindi oggi ho assunto l'ultima, c'era una bustina di Keto Boost, che è un liquido che sembra un olio. Se lo bevi, perché le prime tre le ho bevute direttamente dalla bustina, un disgusto totale, sembra di bere del burro fuso, non mi è piaciuto per niente. Oggi invece avevo il pane chetogenico, il pane proteico da mangiare, gliel'ho passato sopra e è andata obiettivamente meglio. Ed era l'ultima, quindi questa avrebbe dovuto darmi una mano per la keto. Tendenzialmente le uniche due distinzioni sono queste, la durata e questi cosettini per il boost. Quanto ho pagato la box? Allora, io ho comprato la box comprensiva di cene in omaggio. Quando l'ho comprata io c'era una sorpresa che poi si sono rivelate essere delle merende, dei wafer al caramello salato e in più ho acquistato, come vi ho detto, le merende per la mattina perché non sapevo che l'omaggio fossero merende, ma va bene così. E in tutto ho speso 153,68 euro. Ricordo che Formula 12 è un programma, non so se chiamarlo di affiliazione. Ma no, affiliazione è un'altra cosa. Discontistica: più spendi dal sito, più sali di livello, più hai uno sconto. Quindi io ho comprato l'altra volta e sono diventata. Scusate, mio cane ha visto qualcuno che passava e sono salita di livello. Adesso ho fatto di nuovo un acquisto. Probabilmente la prossima volta avrò un livello tale per cui riuscirò a avere un altro sconto. Quindi anche su questo ti fidelizzano. Poi vi dico, io l'altra volta mi sono trovata bene e ho voluto riprovare. Cos'altro dirvi? Adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno della box. Vi dico che il video si è già bloccato 3 volte e l'ho dovuto rifare, quindi probabilmente magari ci sono delle cose che mancano perché le ho già dette, ma le ho già dette nel video precedente. Comunque, all'interno della box troviamo tutto quello che dobbiamo mangiare nella giornata. Ho
ci sono dei pacchettini, vediamo la box di domani ad esempio. Olè, olè, e olè. Abbiamo a colazione i biscotti proteici con gocce di cioccolato. Per colazione si mangia quello che c'è nella box e poi si può mangiare, bere una bevanda qualsiasi, tè, caffè, tisana. La prima bevanda della giornata può essere dolcificata con aspartame o stevia e null'altro, non eritrolo, non saccarina, solo quelle due perché sono quelle che valgono, che vanno bene per la chetosi. Ok. Poi abbiamo a pranzo che mi terrorizza, mi terrorizza tantissimo, la crema di pollo. Mi fa una paura questa crema di pollo, il terrore che faccia schifo, vi saprò dire. La merenda del pomeriggio abbiamo i wafer al cioccolato e la cena abbiamo le fettine di pane proteico ai cereali. Io in più ho comprato le altre merende, quindi se avrò fame mi mangerò anche i wafer al caramello salato. A volte ho fame, a volte no. Da quando ho iniziato questa box, credo di aver mangiato solo una merenda del mattino, quindi in 4 giorni ho avuto fame una volta. Quindi va abbastanza bene. Il giorno in cui ho avuto meno fame è stato il primo, cioè il primo giorno non ho avuto assolutamente fame. Ed ero molto soddisfatta perché ho detto se va avanti così sono veramente a cavallo. Il secondo giorno invece ho avuto un po' di fame, però tutto sommato gestibile. Il terzo giorno ho di nuovo avuto un po' di fame, ma poca. Intanto vi faccio leggere quello che c'è scritto sulle scatole, che sono frasi motivazionali o consigli. Quindi il terzo giorno poca fame, però questa notte ho avuto difficoltà ad addormentarmi perché avevo fame. Stanotte ho avuto proprio fame. È una mia colpa, nel senso che ci sono molte verdure concesse, ma che a me piacciono veramente, veramente poche. Quindi io le verdure non le mangio praticamente, cioè mangio solo quello che c'è nella scatola. Le verdure le mangio occasionalmente con certi tipi di cibi, ad esempio con la pasta. Ieri avevo la pasta e ci ho mangiato insieme i funghi perché la pasta è una pasta che non si lega con niente e quindi l'ho mangiata con i funghi ed è andata abbastanza bene. Però finora non ho mangiato altre verdure, sto facendo male, non fate come me assolutamente. I primi giorni diciamo che ho iniziato la box un po' a sorpresa, nel senso che l'ho acquistata e l'ho tenuta lì, non l'ho utilizzata perché ce n'era sempre una, e una volta c'era un aperitivo, una volta c'era una festa, una volta c'era un incontro di amici, una, insomma ogni giorno ce n'era una e io non mi sentivo di iniziare la box perché avevo già preso degli impegni e quindi non mi sentivo di rinviarli, di annullarli o di stare lì e fare quella che non mangia, perché dovendo mangiare solo questo non è neanche il discorso mangio, che ne so, la carne cruda e non mangio le patatine fritte, è proprio che non posso mangiare nient'altro, quindi era una cosa che non mi sentivo di fare, quindi l'ho lasciata un po' lì. E quindi i primi 2 giorni non avevo proprio la verdura concessa, perché ad esempio avevo peperoni rossi, ma in questa dieta puoi mangiare solo quelli verdi. Avevo, che ne so, delle melanzane, non sono concesse, quindi avevo un misto di funghi, ma c'erano dei funghi che qua non sono richiamati e quindi per paura di sbagliare ho detto, sai che c'è? Non li mangio. Quindi sono rimasta orfana di verdure. Ieri sono andata a fare la spesa, ho comprato le verdure, ho mangiato la pasta con i funghi, però oggi ho di nuovo fatto la cattiva perché in pausa pranzo avevo il pane ai cereali e ho mangiato il pane ai cereali senza niente. Ci ho messo sopra l'olio, il Keto Boost, e non ho mangiato nient'altro. Non va bene, lo so, perché queste scatole hanno pochissime calorie. Io adesso vi dirò anche quante calorie
avevano. Non vi dico quante calorie hanno tutti i giorni perché le ho segnate, ma non me le sono segnate tutte insieme, quindi farei un po' fatica. Però di questi giorni ve lo posso dire perché ho preso gli appunti sul mio bellissimo quadernino. Allora, il primo giorno, calorie 985. E obiettivamente sono poche perché sì, è una calligrafia orrenda, non ci fate caso. Sono poche, lo so, dovrei mangiarne 1200, però non ho mangiato nient'altro. Non ho fatto neanche la merenda del mattino. Sentite, mi cercherò di prendere la mia routine giusta. Il secondo giorno, le calorie erano 821, quindi meno. Il terzo giorno le calorie erano 625, ancora meno. Il giorno in cui effettivamente ho mangiato la pasta coi funghi, adesso non vorrei che non fosse ieri, ma fosse l'altro ieri. L'altro ieri, quindi quando ho assimilato 821 kcal, consumato, pardon, era il giorno in cui ho mangiato la pasta coi funghi e ci ho messo anche i due cucchiaini d'olio, perché sennò non utilizzo neanche i due cucchiaini d'olio. Com'è andata? Allora, vediamo un po' com'è il menù, così vi fate un'idea. No, giusto. Questo è tutto quello che c'è all'interno della box, tutte le pietanze. Qui ci sono i consigli. Allora, sono migliorati rispetto alle altre volte, nel senso che l'altra volta mi lamentavo che non avevano indicato i condimenti che era possibile utilizzare, quindi io avevo utilizzato l'aceto per condire l'insalata, la curcuma, il sale e la curcuma per condire le zucchine e erano vietati e io mi sono rovinata la chetogenica perché c'era scritto che non dovevi usare quegli alimenti perché sennò il corpo non andava in cheto e io in chetosi e io li ho presi e arrivederci, grazie. Poi ho perso comunque 4 kg, quindi non è detto che abbia rovinato niente, però intanto l'avessi saputo chiaramente non avrei consumate. Allora, quando pesarti ovviamente ti dicono quando inizi e quando chiami la dietologa, perdon, la nutrizionista, perché mi sono dimenticata di dire che nel costo della box, che ricordo io ho speso, vabbè, ve l'ho detto prima, nel costo della box è compreso un anno di nutrizionista gratuita. Quindi voi all'ottavo giorno su 12 chiamate un numero verde e prenotate la nutrizionista. Vi farà una piccola intervista, l'ho già fatto l'altra volta, e vi darà una dieta che voi dovrete seguire, che è una dieta comunque sia di mantenimento. Io l'altra volta non l'ho seguita perché non mi piaceva, ve l'avevo già detto. E infatti si è visto il risultato. Va bene, lasciamo stare, abbandoniamo queste considerazioni. Bevande e verdure concesse. Allora, puoi consumare liberamente tè, caffè e tisane durante tutta la giornata. Dolcifica solo la prima bevanda del mattino con stevia o aspartame. Solo questi. Mi raccomando, ho chiesto l'assistenza, me l'hanno confermato. A pranzo e a cena aggiungi sempre le verdure concesse, senza pesarle, quindi quante ne volete. Bieta, broccoli, cardi, cavolfiori, cavolo cappuccio, cavolo verde, cetrioli, cicoria, cime di rapa, daikon, finocchi, fiori di zucca, funghi, champignon, ovuli porcini, germogli di soia, endivia, insalata belga, lattughino, peperoni verdi, radicchio rosso e verde, ravanelli, rucola, scarola, sedano rapa, sedano, spinaci, trevisana, valeriana, zucchine. I funghi anche secchi, ovviamente porcini, ho chiesto l'assistenza. Nessun altro tipo di verdura è concessa, usare al massimo 2 cucchiaini di olio extravergine d'oliva al giorno, ma qui abbiamo delle altre indicazioni importanti. Non macchiare il caffè con latte o bevande vegetali, soia, riso, avena, eccetera. Ad eccezione delle bevande alla mandorla o al cocco dell'alpro. Vabbè, un po' di pubblicità, ma avranno fatto uno studio per cui quelle vanno bene. Non usare aceto di qualsiasi tipo, vino, mele o balsamico. Non mangiare caramelle, gomme senza zucchero e liquirizia.
Non mangiare la merenda del pomeriggio come dolce dopo cena. Non mangiare frutta fresca né secca. Non bere bibite gassate anche se light. Non bere o utilizzare per le cotture alcolici. Non mangiare aglio e cipolla. Questo c'era già l'altra volta. Io avevo chiesto, mi avevano detto che posso insaporire i cibi, ad esempio con l'aglio, ma poi lo devo togliere e buttare. L'importante è che non lo mangi, però insaporire i cibi si può. Per ora non l'ho usato, preferisco lasciar perdere. Non bere caffè d'orzo e ginseng. Non usare salse già pronte come maionese e ketchup. Non condire con parmigiano reggiano o grana padano. Non bere tè e tisane con pezzi, succo di frutta, radici di zenzero, liquirizie o dolcificanti. Non mangiare legumi, piselli, fagiolini, fave, lenticchie, eccetera. Non fare attività fisica di intensità eccessiva. Non fare più box consecutivi senza aver avuto una consulenza dal nostro team di nutrizionisti. Mi sembra di aver capito che la box successiva si può fare dopo 75 giorni, perché altrimenti non ha lo stesso effetto, perché ovviamente il corpo è già abituato, non ha un periodo di stacco e quindi non c'è più perdita di peso, quindi è un po' sprecato. Quali consigli danno? Non invertire il pranzo con la cena e la merenda con la colazione, purché della ah, no, scusate. Puoi invertire il pranzo con la cena e la merenda con la colazione, purché della stessa giornata. Mantieni invariato l'ordine dei giorni. Questo l'avevo già fatto anche l'anno scorso e continuo a farlo anche quest'anno perché mi preferisco portare in ufficio delle cose senza cottura, in modo che le apro e le mangio senza bisogno di, anche perché io ho mezz'ora di pausa pranzo in ufficio, quindi non ho tempo di mettermi lì, shakerare, cuocere, travasare, insomma. Preferisco aprire una scatoletta di grissini e mangiare quelli. Non saltare i pasti presenti nel box, mangiare meno del previsto può rallentare i risultati. Infatti io il primo giorno mi sono proprio sforzata perché non avendo fame non avevo neanche voglia di fare la merenda, e invece l'ho fatta. Puoi utilizzare spezie ed erbe aromatiche ad esclusione di zenzero e zafferano, importante, meno male che ce l'hanno scritto. Puoi usare il sale senza eccedere, condisci le verdure con olio, sale e qualche goccia di limone, quindi neanche tanto. Cerca di bere almeno 1,5 litro, 2 litri d'acqua al giorno, mangia solo le verdure concesse poiché le altre contengono un quantitativo superiore di carboidrati. Puoi mixare le verdure concesse tra loro durante lo stesso pasto. Puoi cuocere le verdure concesse in diversi modi, al vapore, alla griglia, in padella o al forno. Evita fritti e soffritti. Puoi preparare i pasti la sera prima dell'utilizzo per una maggiore comodità. Se hai fame durante il giorno, puoi mangiare le verdure concesse e bere tè e tisane senza zucchero. Puoi assumere multivitaminici che non contengono zuccheri o edulcoranti. Non so se esistono, ditemelo. Perché io di multivitaminici che non abbiano zuccheri o edulcoranti, io credo di non averne mai visti, non credo. Ditemi voi, non lo so. Prima di finire il box, chiama il numero verde bla bla per fissare l'appuntamento telefonico con il nostro nutrizionista. Se hai dei dubbi, scrivi al numero WhatsApp e chiama il numero bla bla. Allora, l'assistenza è disponibilissima a qualsiasi ora. Io non ho ancora provato a scrivere di notte perché non voglio farmi mandare a stendere, però ho scritto alle 8 di sera, mi hanno risposto praticamente nell'immediato. Sono super gentili e danno una risposta a qualsiasi dubbio. Io ho chiesto se potevo scambiare le mie merende, quelle che ho comprato a parte, con queste, perché io a parte ho comprato le patatine proteiche al sale e pepe. E io le detesto, non riesco a buttarle giù, non mi piacciono. Le ho mangiate il primo giorno che ho fatto merenda, per carità. Poi le ho fatte assaggiare mio marito ha detto: "Ma no, sono buone". Ho detto: "Vabbè, proviamo di nuovo a assaggiarle, magari non erano tutta sta schifezza". No, proprio non riesco a buttarle giù. Quindi ho chiesto se potevo scambiarle con le altre merende. Mi hanno detto di sì, l'altra merenda che ho, che mi hanno regalato, sono i wafer al caramello salato, niente di che, però sicuramente molto meglio di queste cavolo di patatine. Poi sono sempre gusti, quindi ognuno ha i suoi. Dato che ho fatto un po' di confusione con i video, non mi ricordo. Comunque, ho comprato questa box, le merende del mattino. Mi hanno regalato le cene perché c'era l'offerta e mi hanno regalato anche delle altre merende. Quindi ho proprio preso l'offertona.
Diciamo che tra quello che ho comprato l'altra volta e quello che ho comprato questa volta sono riuscita a raggiungere il livello Silver. Vi dicevo prima che ha un programma fedeltà. Con il livello Silver ho il 15% di sconto su tutto. Quindi la prossima volta che dovrò acquistare potrò avere lo sconto 15%. Lo sconto vale per tutta la vita, cioè non è che dura un anno e poi perdete e dovete ricominciare da capo. Per tutta la vita voi avrete lo sconto. Quindi mi sembra anche una cosa buona. Più acquistate, più lo sconto aumenta. Dal 15 passa al 20, al 25 il massimo sconto è il 30. Quindi direi che ci sta. Gli sconti vengono applicati su tutti i prodotti, tranne gli Shockbox Mini e o alcune nuove uscite. I mini sono quelli proprio del weekend, 2 o 3 giorni. Quindi su quelli non c'è lo sconto, ma è anche comprensibile. Lo sconto fedeltà è applicabile anche se ci sono altri sconti. Quindi se c'è già lo sconto 20 sui prodotti e noi abbiamo il 15, viene applicato un ulteriore 15. No, non è vero. Se ci sono due sconti, che ne so, il 10 e io ho diritto allo sconto 15, viene applicato lo sconto più alto tra i due. Quindi, che ne so, sul sito c'è tutti i prodotti allo sconto del 10, ma io ho 15, viene applicato il 15. Se invece tutti i prodotti in sconto al 20, io ho il 15, mi viene applicato il 20. Scusate, mi sono un po'. Ho fatto un qui pro quo. Vediamo un po' quello che c'è all'interno. Cioè, come prodotti, come cibo, che forse è anche una cosa che vi interessa abbastanza. Oltre alla box vi arrivano anche, io li ho richiesti, poi voi potete scegliere cosa volete. All'interno della box c'è uno shaker per mixare, magari, che ne so, la zuppa di verdure, piuttosto che l'omelette, piuttosto che la bevanda al cappuccino, insomma. In più arriva un libretto. Ma potete anche richiederlo in PDF se non volete avere i libretti veri. Io preferisco avere i libretti veri. Un libretto con le modalità di preparazione e 3 libretti suddivisi per codice di prodotto dove sono indicate le caratteristiche del prodotto, le informazioni nutrizionali, in modo da darvi un'idea di quello che state mangiando e di quante calorie state assumendo. Partiamo! Primo giorno abbiamo i biscotti proteici ai mirtilli. Sono mangiabili, ma io non li ho trovati particolarmente buoni. Quindi, Cornetto proteico salato con semi di sesamo, l'ho trovato disgustoso, non mi è piaciuto per niente. Non mi è piaciuto, un cattivo sapore, non, facevo fatica veramente a mangiarlo. Poi, come merenda, del pomeriggio, i wafer proteico al moccaccino, mangiabile, niente di che. E come cena, la vellutata proteica di verdure. Insomma, non era il massimo, però andava bene. Quindi il primo giorno in realtà non ho mangiato benissimo, ero abbastanza scontenta perché ho detto, mi ricordavo che le cose fossero migliori. Secondo giorno, bottoncini proteici alla bicocca erano buoni. La pasta proteica, l'ho mangiato con i funghi, era buona. La barretta proteica croccante al cocco con base di cioccolato. Era buona, quindi in realtà il secondo giorno mi sono un attimo ricreduta perché ho detto dai. E poi i mini grissini proteici al sesamo erano molto buoni, sembravano dei salatini, erano veramente buoni, mi sono piaciuti tanto. Terzo giorno, bevanda proteica al cappuccino, buona, bevibile. Poi i mini grissini proteici alla paprika, no, non mi sono piaciuti per niente. Tanto erano buoni quelli normali al sesamo, tanto erano cattivi quelli alla paprika, proprio cattivi, ho fatto fatica a mangiarli, no. Poi la barretta proteica crispy al caramello era buona e la zuppa proteica al curry, non l'ho scritto, ve lo scrivo in diretta, era buona. C'era scritto che volendo si potevano aggiungere dei funghi, io l'ho lasciata nature, andava benissimo. Poi wafer proteico alla vaniglia di questa mattina, dai, era mangiabile, dai, era buono, è una gran cosa, dai, era mangiabile, niente di che. La frittata mediterranea la mangerò questa sera, quindi non lo so ancora. Mi ricordo che la box precedente mi piacevano tanto. Le patatine proteiche al sale e pepe, per carità, assolutamente no, sono immangiabili, infatti le scambierò
con i miei wafer proteici, perché assolutamente no. E poi il pane proteico e cereali era buono, cioè, e pane, un po' come il pane di segale, però va bene. Poi domani biscotti proteici con gocce di cioccolato. Io sono in attesa di questi, non vedo l'ora di arrivare a dopodomani. Comunque, biscotti proteici con gocce di cioccolato, pane proteico e cereali, quindi uguale a oggi, c'è una ripetizione anche abbastanza ravvicinata. Wafer proteico al cioccolato, la vellutata proteico di pollo, io ho paura, ve l'ho già detto, mi mette ansia, ho paura che faccia veramente schifo. Non lo so, sono veramente impanicata. Poi biscotti proteici all'arancia, non vedo l'ora di mangiarli, speriamo di non, che non mi deludano. I bocconcini proteici gusto pomodoro, speriamo che siano buoni. I puff di soia proteici al formaggio, speriamo che non siano come le patatine proteiche. Il riso proteico, anche questo ho l'ansia perché l'altra volta nella box ho fatto fatica a mangiarlo. Non sapevo come fare a mandarlo giù, perché non è riso, sembrano tipo i risoni, la minestra, i risoni, ma grossi. È una roba immonda. Penso che lo mangerò coi funghi. Poi, bottoncini proteici all'albicocca, questi erano buoni, quindi bene. Pasta proteica, bene, qui siamo tranquilli che andrà tutto bene. Poi la barretta proteica croccante al mirtillo rosso e melograno, speriamo che sia buonina. E poi una pagnottella proteica. Boh. Poi abbiamo la cioccolata proteica in tazza, non male, frittata mediterranea, le patatine proteiche assolutamente no. Qui facciamo un altro cambio. E i bocconcini proteici gusto pomodoro come questi qua. Quindi abbiamo un'altra ripetizione. Cornetto proteico con gocce di cioccolato, sperando che non sia come quello salato, perché sennò non ce la facciamo. Pasta proteica, tutto bene. Poi abbiamo il puff di soia proteica al barbecue, la vellutata proteica di zucca, ci faccio affidamento, la barchetta proteica all'albicocca. Il riso proteico, lasciamo perdere, la barretta proteica crispy al caramello, il pane proteico e cereali, quindi di sto pane ce n'è già 3 volte. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Sono 3 fettine di pane, ma sottili, sottili, sottili. Però devo dire la verità, io l'ho mangiato oggi a pranzo, l'ho mangiato boh, all'una, sono le 2:20, io fame non ce l'ho, quindi tendenzialmente tra un'oretta e mezza, due. Faccio merenda, quindi secondo me ci sta. Biscotti proteici al mirtillo, sono mangiabili, ma niente di che. Sembra un po' di mangiare del cartone un po' dolce. Grissini proteici al sesamo sono ottimi, non vedo l'ora davvero di rimangiarli. Barretta proteica croccante al mirtillo rosso e melograno, altra ripetizione. Il chili proteico, sono veramente curiosa, chissà. Poi abbiamo di nuovo il cornetto con gocce di cioccolato, il riso proteico, i puff di soia proteici al formaggio e la frittata proteica al formaggio questa volta. Che dirvi? Io sono fiduciosa, non avrei dovuto pesarmi, ma mi sono pesata da quando ho iniziato. Questo è il quarto giorno, ho perso 2 kg. Il primo chilo l'ho perso il primo giorno, quindi secondo me era ancora legato alla dieta che facevo prima. Non penso che la box il giorno che l'ho iniziata, il giorno dopo ho perso 1 kg, non credo. Io credo che andrà bene. Non so quanti chili perderò. Il mio scopo, adesso vi faccio vedere anche l'altra box, se riesco. Ma ce la faccio, perché voi mi attendete un attimo e io ce la faccio. Il mio scopo è arrivare. Sì, vi ho detto che ho iniziato il mio percorso che pesavo 125 kg, ho perso 20-21 kg e il mio scopo è arrivare sotto i 100. Quindi in realtà a me mancavano 4 kg qualcosa. Oggi ero 102. Quindi io presumo proprio che di arrivarci, facciamo le corna che penso di arrivarci. Mi mancano 2 kg qualcosa, quindi io spero di arrivare almeno 98-97. Sono ancora lontana dal mio obiettivo di peso ideale, chiaramente,
Però io se scendo sotto i 100 sono già molto contenta. Non dico che smetterò di fare la dieta, però sono già molto contenta. Queste sono le merende che ho acquistato. Le mitiche patatine, sale e pepe, che però mio marito piacciono, quindi se le mangerà tutte. E queste sono quelle che mi hanno regalato. Eccoli qua. Ne mancano un po' perché ovviamente le ho messe al posto delle patatine proteiche che non mangerò. E ne ho ancora 1, 2, 3, 4, 5, 7. Quindi direi che di merendine ne ho. Che altro dirvi? Non saprei. Se avete delle domande, fatemele nei commenti. Io sono fiduciosa che andrà bene. Il problema sarà alla fine continuare, ma spero che questo mi dia la motivazione per non mollare la dieta, che dovrò ovviamente per forza di cose continuare, e che insomma di riuscire a arrivare a un peso adeguato. Io so che insomma dovrei arrivare a pesare 65 kg, 70, per essere non normopeso ma un po' robustella. Cioè, perdere altri 30 kg sarà difficile. Comunque, vediamo dove riesco ad arrivare. Io spero di arrivare a quest'estate, perché quando vado in vacanza, allora io tendenzialmente mangio per tre motivi: perché sono felice e quindi devo festeggiare qualcosa, perché sono triste e quindi ho bisogno di tirarmi su, oppure perché mi succede qualcosa di brutto e ho bisogno di qualcosa che mi dia gioia, allegria e insomma. I motivi sono questi. Cioè, io non mangio praticamente mai per fame. Non sono una di quelle che va a svuotare il frigo perché ha fame. Mangio tanto per noia. Quindi sono a casa da sola, non ho niente da fare, ma sì, andiamo a spiluccare qualcosa nel frigo. Perché mi racconto, ma sì, ho un po' fame, avrei voglia di mangiare qualcosa. Invece no, perché mi sono resa conto che quando ho da fare, non mangio, cioè se sono fuori non ho fame e non mangio, se sono al lavoro non mangio, non ho fame, non mangio, che ne so, sto facendo i lavori, sto facendo la lavatrice, sto guardando un film che mi appassiona, sto giocando ai giochi di società con gli amici, non mangio. Mangio se sono qua da sola seduta sul divano a cazzeggiare, magari mi guardo una serie TV, ok, allora dopo un po' mi rompo, mi alzo, vado a spiluccare qualcosa, allora sì, li mangio, quindi è un problema di testa. Tant'è che il medico mi aveva persino suggerito di andare allo psicologo. Allora, io ho una gran forza di volontà e non mi va di andare dallo psicologo perché penso che prima di tutto costi. E non ho, per carità, voi direte, hai avuto 200 euro da spendere in queste cose qua? Sì, è vero, però dallo psicologo magari spendi 80 euro a botta e ci vai per quanti anni? Una volta alla settimana? Forse? Per quanti anni? Tanti. E non ho voglia di spendere i soldi in quello. Anche perché sono conscia che di problemi ne avrò tanti e quindi dallo psicologo in cura inizio e non finisco più. Quindi probabilmente sì, ne avrei bisogno come tutti, perché presumo che la maggior parte di noi abbia dei problemi e non riesca a risolvere da solo e quindi avrebbe bisogno di una mano. Io dallo psicologo ho scelto di non andare, ho iniziato il mio percorso, l'ho portato a buon punto, l'unica cosa è non ricadere di nuovo nel mangiamo mangiamo, perché io già una volta avevo perso 27 kg proprio andando dal dietologo e li ho ripresi, perché avevo perso 27 kg, ero arrivata a pesare, boh, mi sembra 70, e avevo iniziato la dieta 102 e quindi avevo finito, mi sembra 70. E avevo regalato tutti i miei vestiti grossi, contenta, finalmente, no, no, non diventerò più come prima, perché io poi ho passato una vita a 62,5 kg, cioè io ho passato tantissimi anni che pesavo sempre uguale, ma non facevo attenzione a nessuna alimentazione, cioè non ero
non facevo, mangiavo quello che mi pareva, mangiavo quello che mi pareva, semplicemente non ingrassavo. E io ero abituata così. E mi è sempre andata bene per anni e anni e anni. Poi ho continuato a mangiare quello che mi pareva, però ho iniziato anche a ingrassare. E francamente non mi sono resa conto che aumentavo così tanto, o meglio, allo specchio mi vedevo bene, sì, robusta, però non è che mi vedessi proprio da buttar via, ecco, ma neanche adesso, cioè io adesso anche a 125 kg, cioè se io mi guardavo allo specchio non mi vedevo come in foto, quindi probabilmente ho una visione di me stessa diversa da quella che in realtà è, quindi lasciamo stare. Quindi io non mi sono resa conto, poi nella mia idea c'era, vabbè, io così mi piaccio, sì, sto mangiando quello che mi pare, sì, va bene così, va bene così. Però non ho pensato che, dato che stavo ingrassando, in realtà non sarei stata ferma a quel peso, ma sarei continuata ad aumentare, perché dicevo, io peso 70 kg, peso 80 kg, sì, mi piaccio, sì, e allora continuo a mangiare quello che mi pare, va bene, 80 kg, mi piaccio, mi vedo bene, va bene così, e invece no, perché continuando a mangiare quello che mangiavo da 80, 90, 100, 110, 120, 125, ecco, ecco, fantastico, quando l'ho capito, poi era un po' tardi, ma ok, adesso l'ho capito, e vediamo, uno, dove arrivo, uno, due, se riesco a mantenerlo, che è complicato, e vediamo. A me piace mangiare, ragazzi, cioè non mangio per fame, mi piace perché mi piace il cibo, mi piacciono le cose buone, è difficile per me. A tutti piacciono le cose buone, però per alcuni la cosa buona è l'insalata di farro con i pomodorini. Io se mi presenti l'insalata di farro con i pomodorini, piuttosto non mangio una settimana, ma l'insalata di farro non la mangio, ecco. Se mi presenti una carbonara in 5 minuti è finita, magari ti chiedo anche il bis. Ecco, la differenza è quella, c'è chi piacciono delle cose accettabili e c'è chi, come me, predilige il food porn, i prodotti spazzatura e il junk food, chiamatelo come volete. Non mangio per fame, mangio per voglia. E questo rende ancora tutto ancora più difficile, perché se fosse per fame, uno non ha fame e non mangia, e io invece mangio a prescindere, cioè io non ho fame, mi dicono andiamo a mangiare un Mac menu, sì, bene, non ho fame, mio marito mi farei un kebab, ma sì, andiamo a farci il kebab. È successo solo l'altro giorno, prima di iniziare il shock box, io non avevo nessuna voglia di mangiare, siamo andati a vedere il Festival dell'Oriente, abbiamo camminato tutto il giorno, ho detto che bello, ho fatto passi, non ho mangiato niente, non ho fame, stasera non mangio niente, io sono a posto, grande. E invece siamo arrivati a casa, lui ha detto, ma io mangerei un kebab. Ah, bene, mangiamo il kebab, non avevo fame. E ho mangiato il kebab con le patatine fritte e bevuto la coca. E anche il gelato. Sì, perché poi ci siamo presi anche il gelato. E non avevo fame, eh. Pensate se avessi avuto fame. Quindi, per me è complicato. E cerco di riuscire ad arrivare a un obiettivo. Non lo so, vediamo. Spero di farcela. Se non arrivare di nuovo a 70 kg, magari 80, non lo so, non mi metto limiti, perché comunque anche 80 kg sono altri 20 kg, sono tanti, perché poi ne ho persi 20 fino adesso, ma i primi sono veramente facili, i primi 15 sono andati via in poco tempo, i difficili sono quelli dopo, per chi pesa come me, chiaramente, chi ha un peso ancora maggiore magari i più facili sono i 20, chi pesa di meno magari i più facili sono i 10 o i 5, per me i primi 15 sono andati via in fretta. Adesso arriva il momento duro, perché mentre prima magari un chilo ogni 3 giorni lo perdevo, quindi vedevo effettivamente il risultato, adesso magari perdo un chilo ogni 2 settimane, forse. E quindi fare sacrifici per vedere scendere la bilancia una volta ogni due settimane è molto deleterio, molto deleterio. Io per ricompensarmi
Ho comprato un sacco di cose da vestire perché ho cambiato taglie, nel senso che sono partita da una 58 elastica, quindi tendente al 60, e adesso sono una 50 elastica, la 50 proprio 50, sì, la chiudo ma non riesco a respirare, quindi diciamo una 50 elasticizzata. Quindi perdendo tutte queste taglie, io ho fatto tanti di quegli acquisti nell'ultimo periodo che, insomma, ho l'armadio che è stracolma, ma uno è troppo largo, l'altro ancora un po' stretto, l'altro è larghissimo ma mi piaceva. Poi ho comprato un completo che mi piaceva da morire, ma adesso vado a mettermelo, i pantaloni sono larghi, allora con i saldi ho ricomprato lo stesso pantalone. Avevo comprato a ottobre, no, mi avevano regalato a ottobre un tailleur. 2 mesi fa, cavoli, è largo, non mi piace più perché era comunque aderente. La giacca sembro un pagliaccio perché mi va giù lungo le maniche, i pantaloni sono larghi, non mi piace più, non mi piace. L'ho ricomprato uguale coi saldi. Cioè, sto facendo dei doppioni, ragazzi. Sto facendo dei doppioni perché compro delle cose che mi piacciono. Dopo un mese non mi andavano più bene e me le sono ricomprate apposta perché mi piacevano e sapevo che le avrei potute trovare in saldo. Però non posso andare avanti così. C'è l'armadio che scoppia e il portafoglio è sempre più vuoto. Quindi vediamo cosa riuscirò a fare per gratificarmi adesso perché non posso continuare ad andare di vestiti. Io vi lascio, vi ho tenuto tantissimo. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo nei prossimi aggiornamenti. Magari mandatemi qualche commento, io leggo sempre con piacere. E ciao!